Allora, oggi faccio un nuovo video e è un video che mi è stato richiesto, cioè una ragazza mi ha chiesto un po', diciamo, come mi trovavo in generale con i prodotti Avon e io ho deciso di fare un video recensione appunto per tutti voi e spero che vi sia utile. Allora, non voglio prolungarmi molto, anche perché non ho molto tempo. Sai che qua? Ok. Non ho molto, niente, non ho molto tempo e quindi partiamo subito. Allora, parto dai prodotti in polvere. Ok. Allora, io ho questo contenitore che sono le perle, infatti le Fizz Pearl, non lo so come si legge io, che sono praticamente le perle che hanno questa spugnettina qua e all'interno appunto ci sono le perle colorate. E queste le ho comprate in offerta 10 euro. I prezzi adesso li ricordo perché ho mia sorella che fa la presentatrice Avon, quindi fa il catalogo qui con me. Questa qui però non costa 10 euro, costa mi pare più 17 euro e quindi l'ho presa in offerta. Però sono molto buone, però col mio pennello, cioè questo qua che io sto odiando in questo periodo, vi giuro sto odiando i miei pennelli perché stanno perdendo peli, quindi devo per forza comprare un altro set o qualcos'altro, qualche pennello da viso. Non quelli da occhi, quelli da viso mi stanno dando molti problemi. Poi vi faccio magari un video a parte. Comunque appunto sto utilizzando un altro pennello perché questo qui cacciapelli dunque e sfumati bene, vanno molto bene, solo che sono shimmer, non diciamo sono, è come un blush però sono shimmer. Ok, già ho perso un'ora su. Vabbè. Poi ho questa cipria che ve la mostro quasi sempre nei miei video perché la utilizzo sempre nella tonalità Translucent Tan, che è questa qui. Appunto è la cipria colorata e non è la cipria quella lì come si dice, quella lì trasparente. Però ho intenzione di acquistare la Complexion Perfection dell'Elf, che secondo alcune recensioni è buona, ma comunque questa la considero una buona cipria. Anche se io, per me è come se fosse un fard, perché appunto è colorato, è scura, quindi io la metto come terra. Anche se è cipria. Poi ho questa terra, che si presenta così, che si chiama Arabian Glow, non so come si dice, e la tonalità Shimmering Bronze, la più scura. E ha praticamente questo cosino che lo aveva anche la cipria tra l'altro, questo cosino qua, e ecco qui, non me la riesco, voglio prendere il colore bene, è leggermente più scura di quella che vedete, sì, così vedete tutto, eccola qua, questa qui che vedete qua, questa qui. E è una cipria molto scura, però molto buona. Solo che questa non la uso io, la utilizza mia madre specialmente, ma comunque su di me questa cipria non mi piace. Perché è come se avessi praticamente delle macchie sulla faccia, quindi nel momento in cui la applico mi trovo tutte macchie, anche sfumandola bene per molto tempo, mi trovo appunto queste macchie sulla faccia. E quindi invece. Magari forse perché è troppo scura per me, su pelli ancora più scure va bene. Poi, allora, ho questo. Solo che lo sto usando come specchio per vedere se inquadro. Questo, come si chiama? Soft Plum. Cioè è un blush praticamente con le microperle. Non si vedrà niente. E la tonalità Soft Plum. Plum, non lo so. E questo è molto ma molto scridente. Ha questo pennellino che è inutile, ma comunque ce l'ha qua, però cade. E questo blush appunto lo consiglio vivamente per chi ama soprattutto le micro, oddio, le micro perline, perché questo è molto molto shimmer veramente. Quindi se vi piacciono le perline, le microperle, ve lo consiglio. Non ho cose negative per questo brush, quindi. E anche questo specchio enorme, adesso vedete la mia macchina fotografica, e appunto si apre col cosino qui. Quindi questo è uno dei prodotti che vi consiglio vivamente. Poi ho questo fondotinta qui, che è l'Avon Ideal Flawless, e ho anche il campioncino. Vi faccio vedere. Sì, si è fatto bianco perché si è aperto un ombretto. Questa è la tonalità Natural Beige, appunto.
Questo è il campioncino, la tonalità natural beige è appunto la mia. È questo qui, vedete? Questo è proprio il colore esatto, natural beige. Si alza e ha questa spugnettina qui che una volta era bianca. Diventato così. Ho intenzione di utilizzarlo quando finisce il fondotinta per conservare magari qualcosa. Allora, impressioni su questo fondotinta. Allora, pensavo inizialmente che fosse un fondotinta, appunto, come dice, per pelli secche. Ma su di me non mi piace per niente perché ha un effetto troppo scuro, ma non è scuro, è molto chiaro, solo che su di me si fanno tipo, come devo dire, tipo grumi, cioè se faccio così se ne viene tutta, non è che la pelle assorbe il fondotinta, cioè ce ne sono proprio, anche mettendone poco risulta una quantità troppo grande, infatti quando si fa così col dito si tira tutto, mentre invece col fondotinta che vi farò vedere dopo, cioè con questo qui matte. Mi ci trovo benissimo. Questo qui è come se non l'avessi sulla pelle. Invece questo mi sento tipo, come vi devo spiegare? Cioè si sente appunto il fondotinta lo sento sulla mia pelle. Invece non lo dovrei sentire. E quindi questa è una cosa molto negativa di questo fondotinta che a me non piace per niente. E vedendo anche altre recensioni, alcune ci si trovano bene, altre, ovviamente queste sono recensioni soggettive, quindi non è una cosa riguardo al prodotto, è una cosa mia personale. E quindi appunto questo non ve lo consiglio, almeno su di me non mi piace, non ha l'effetto che pensavo che facesse. Utile invece la confezione, molto utile. Poi ho appunto questo fondotinta che vi mostravo prima, che è l'Avon Matting Foundation, nella tonalità Natural Beige. Che è questo? Ne ho due. Questo è finito e questo è finito anche questo. Oddio, ne mostro uno. Eccolo qui. Avon Matting. Questo fondotinta è divino. È perfetto. Questo fondotinta è come se, appunto, al contrario di quello, non si sente per niente sulla pelle. Dà un effetto molto, molto più luminoso di quello. È luminosissimo questo fondotinta, io lo adoro. E non costa anche tanto. Quello mi pare sta 7 euro e qualcosa, questo sta sui 5-6 euro. Non costa per niente, non costa tanto. E assomiglia al fondotinta di Vrochè che mi piace moltissimo. Però questo è appunto il fondotinta che sto utilizzando in questo periodo perché mi piace tanto. Scusate se guardo là, ma c'è lo specchio. E quindi questo fondotinta ve lo straconsiglio veramente. La mia, cioè se avete la tonalità di pelle come la mia, vi consiglio il colore appunto questo. Ve lo straconsiglio, quindi per me è il top di fondotinta che sto utilizzando appunto in questi mesi, perché lo sto utilizzando da mesi. Poi ok. Ho questo fondotinta minerale in polvere che però purtroppo ho sbagliato tonalità e ne ho presa una scurissima. Infatti, se avete visto, mi pare che in due video l'ho utilizzata come terra. È scurissimo questo fondotinta e in estate appunto ho intenzione di fare una crema per il viso, che poi magari vi faccio il tutorial se vi interessa quando la farò. Vedete, è scurissimo questo fondotinta. Eccolo qua. Così la metto meglio. Appunto si chiama Smooth Mineral dell'Avon e si apre con questo cosino qui. Vedete, ne esce pochissimo, cioè basta prendermi un po' così, è scurissimo. Guardate, guardate come sembra. E non si sfuma neanche. Quindi non vi posso dare recensione appunto su questo prodotto perché purtroppo non sono riuscita ad utilizzarlo. E che dire, la tonalità intanto è Nutmeg, non la consiglio a nessuno, a meno che per qualcuno che ha la pelle scura va bene, ma per chi ha la pelle come la mia ancora più chiara assolutamente sconsigliato e quindi purtroppo non vi posso aiutare. E questo non mi ricordo il prezzo, perché guardate sembra quest'occhio dalla luce non si vede niente, quest'occhio sì, dobbiamo risolvere questo problema, altrimenti sembra una, ecco, così un po' meglio. Bene, voi fate finta di non vedere questa cosa perché la luce. Io non so che luce comprare, questa è una luce bianca. Wow.